Pronto? Eccomi, bello, funziona il primo colpo. Una grande sorpresa. Allora, più o meno in questi ultimi tempi, ogni giorno sulla stampa, ma anche sui libri, si pone il problema della democrazia. Eh, per una serie di circostanze, stavamo parlando poc'anzi, io vi dico tre concetti solamente. Io ho la sensazione... Che si sta riaffermando prepotente e quindi tocchiamo il tema dell'Europa. Il discorso delle democrazie di elite. Sono le elite che poi danno il tono alla democrazia, e il popolo ubbidisce. Esatto. Solo che eh, nel dopoguerra, in particolare, il movimento è di più lungo periodo vi è stata l'affermarsi della democrazia di massa. E quindi c'è stata questa spinta fortissima che poi ha avuto sbocchi sovente fuori dai parlamenti, ma comunque sia il popolo ha fatto sentire la sua voce. Poi abbiamo avuto il crollo del muro di Berlino e quindi la caduta del sistema, dell'ipotesi di gestione della democrazia avanzata dai, dai eh, comunisti, dai, da, 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 dal comunismo sovietico, no? dai comunisti in generale. E dopo il crollo sono nate altre democrazie popolari. Recentemente mi sono trovato a un incontro eh, dove c'erano i cinesi e un professore d'università molto intelligente, direi abbastanza aperto, eh, ha detto, dice "Noi non siamo interessati alla democrazia di tipo occidentale perché non è democrazia. La democrazia è vera è la nostra". Quindi eh, è nata eh, su, intorno al concetto una confusione molto ampia. Eh, abbiamo quindi deciso di bussare alla porta di due illustri studiosi della materia dicendogli dateci un po' un'idea, ordinate un po' eh, l'idea di che cosa significa democrazia e vediamo di applicarla al caso eh, che forse in questo momento ci interessa di più il caso della democrazia europea, delle carenze della democrazia europea. Ecco, per dirvi brevemente eh, qual, è, qual è lo scopo, io esco dalla lettura di questo libro di Müller, dove appunto tutti questi temi sono trattati ehm, a fondo e quindi ho detto a Giorgio, eh, vediamo di organizzare un incontro nel nostro incontro l'ultimo giovedì del mese parlando di queste cose per evitare di parlare di legge di stabilità, di andamento dell'economia, della cosa, stabilità, eccetera. Una specie di pigliamoci una boccata di ossigeno col rischio di prenderci una boccata di CO2. No, io mi riservo, mi riservo alla fine di... Io non ho letto questo libro di, di Müller, ho letto però un libro di un tedesco che si chiama Streck sul, eh, che tu hai letto e che anche quello io consiglio di leggere un libro su, sull'euro visto da un tedesco socialdemocratico molto interessante su tutti i temi di cui noi parliamo intanto par la parola a Urbani ringraziandolo perché è la prima volta che ci fa l'onore e il piacere di essere con noi al Cenacolo della Fondazione come, come sai c'è un'introduzione inf molto informale del tempo che tu riterrai ma piuttosto breve diciamo così Dopodiché, dopo l'introduzione di, di chi parla c'è un dibattito aperto, altrettanto breve, e l'idea è di chiudere intorno alle 8, diciamo, questa, al più tardi. Questa è la regola del cenacolo è questa. Ti ringraziamo moltissimo, a te la parola. Sono io che ringrazio, naturalmente se eh, esco un po' di formato o di tempo, fatemi i segni, tu soprattutto che se sei vicino, puoi anche darmi di gomito. No. E io... Non sei Marino, <ride> <ride> Beh, <ride> Quelle sono dure, regomitate. <ride> Ho capito. Dunque, innanzitutto ringrazio io perché per tante ragioni mi fa molto piacere essere qui. Poi no, non siamo lontanissimi, eh, diciamo, di casa, e, e, e quindi mi auguro di esserci più spesso, ma da quella parte, <ride> per partecipare alle vostre discussioni. Eh, grazie anzi anche per le. le... La qualifica di studioso illustre ormai mi sento un alfabeto di ritorno. Eh, allora, la prima ragione dell'analfabetismo è che quando uno vive immerso nei libri, poi improvvisamente eh, smette di leggere perché non ha più tempo, non ha più modo per farlo per qualche anno, troppi, a eh, primo punto, punto, corre il rischio dell'analfabetismo. Ma la seconda ragione poi è oggi perché eh, siamo letteralmente sommersi. Eh, Così di passaggio ne avete citati due, di, ma avreste potuto citarne 200. Eh, io in genere li compro, ma naturalmente non li leggo tutti. E, e A casa mia, nel mio studio, sono eh, il termometro dell'analfabetismo di ritorno, cioè quelli che dovrei leggere, e so che dovrei leggere e che invece non facciamo tempo a leggere eh, rapidissimamente. Eh, sto al tema perché perché l'avevo coltivato ecco, di, di in passato e eh, adesso mi permetterò di svolgere questa piccola introduzione eh, ripercorrendo un po' autore per autore le cose che erano state dette, perché? Perché il mio messaggio è, è, è solo uno, ecco. eh, certo le nostre democrazie non stanno anche bene in salute in questo momento, poi se è una febbre di crescita o una febbre che tradisce qualche altra cosa non lo sappiamo, Facciamo gli ottimisti, diciamo che è uno sviluppo, diciamo che è un cambiamento, che è una, che è una crescita, ma eh, i, i media ci propongono l'attenzione più agli aspetti congiunturali e eh, specifici di ciascun paese meno a quelle che potremmo chiamare le uniformità storiche che, che riguardano vari paesi, quanto meno l'area europea, ad esempio, o l'area atlantica. Ecco almeno qui possiamo un po' generalizzare, non per la Cina, è un altro mondo in tutti i sensi, ecco, loro hanno avuto Confucio, noi abbiamo avuto tanti grandi autori, anche più importanti in un certo senso, e quindi lasciamo a loro, eh, Sartori in Democrazia e Definizioni avre avrebbe detto, la loro definizione gliela lasciamo e noi e lavoriamo con la nostra, anche perché è in rapporto a quella che siamo o contenti o scontenti di quello che succede e vorremmo, come dire, adeguamenti, cambiamenti e così via. Eh, Giorgio mi ha ovviamente ricordato la necessità della brevità e quindi vado proprio a schemi. Eh, del recente passato mi ricordo che il discorso sulla salute delle democrazie è cominciato più o meno a metà degli anni 70, quando lo slogan era democrazie in deficit». Perché? Perché la malattia veniva individuata soprattutto nel fatto che eh, Esagerando col deficit spending, che eh, tutti noi ricordiamo, eh, si esagerava anche nei debiti. Eh. Quindi eh, vivevamo in democrazie, per carità, tutti contenti, ma che si indebitavano un giorno di più. E la domanda era, reggeranno al carico di questi debiti? Noi abbiamo esagerato il nostro debito pubblico, ma insomma il, il problema del debito... ecco, stava sorgendo un po' per tutte eh, le democrazie. Poi il tema subito dopo coltivato è stato quello delle cosiddette società post-industriali. Mi ero cimentato anche a, a scrivere un libricino che a suo tempo fu letto da più di 13 lettori. E, qual era il problema? Il problema è che si capiva che con l'avvento delle cosiddette società post-industriali, cioè che erano organizzate in maniera oltre l'industria, oltre la logica industriale, bene, in quelle democrazie eh, eh, emergevano due cose, eh, due novità che rendevano le nostre democrazie fragili. Eh. La prima è la vulnerabilità ai gruppi di ricatto, Beh, del resto ce lo ricordiamo tutti una democrazia tecnologicamente molto avanzata eh, e poi basta che qualcuno blocchi i computer, blocchi le centraline X, Y, Z, non fatevi entrare nei particolari, non ha importanza, eh, e i danni di, eh, di disfunzioni di blocco di un sistema diventavano enormi rispetto al fatto che chi produceva il danno magari metteva solo un cacciavite in un posto, eh, non, vuol dire, con poca fatica produceva danni immensi. Eh, le nostre società non erano così vulnerabili le democrazie industriali con tutti, tutte le loro eh, non erano così vulnerabili. Le poste industriali sono diventate vulnerabilissime e quindi esposte ripeto, alle pressioni e ai poteri di ricatto man mano che si è andato avanti nel capire eh, che, di che cosa soffrivano o venivano soffrendo le nostre democrazie, poi c'è stato il momento in cui eh, L'autore più significativo certamente è Bauman, che sono tanti anni che scrive queste cose. Ormai è diventato famoso perché ha teorizzato le società liquide. Cosa vuol dire? Società che eh, perdevano la stabilità dei pro propri punti di riferimento e tutto diventava incredibilmente mutevole in continuazione, poi mutevole. Eh, su questo ha scrisse a suo tempo un libro bellissimo che nessuno lesse perché <ride> era scritto in polacco poco più, poi invece le società liquide sono diventate famose perché? Perché hanno azzeccato la metafora, la metafora felicissima, tutti capiamo di che si tratta e abbiamo detto che bravo che intelligente che è questo signore il guaio è che sono diventate società sempre più liquide questo è il punto, dove eh, l'espressione liquida eh, riguarda un, un fenomeno che attiene le, le democrazie di massa eh, cioè questa enorme oggi le, le vediamo molto bene con i computer lo vediamo con, con facebook compagnia bella eh, le, le, come dire, prima le democrazie sembrava che partecipasse sembrava che fosse interessata una quota relativamente ridotta a parte la partecipazione alle elezioni politiche ma normalmente giorno per giorno, ora per ora una bassa partecipazione di interesse popolare. Con le società, eh, con le democrazie contemporanee eh, 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 sono comparsi sul, sul palcoscenico progressivamente eh, centinaia di milioni di persone eh. e questo eh, le ha rese ancora più stabili, più instabili nel senso di eh, rendere le democrazie voi immaginiamo sempre la, la, vecchia metà, la vecchia immagine della democrazia ateniese che non aveva a che fare nulla con tutto questo perché Benjamin Costant ci aveva ricordato che eh, le democrazie degli antichi erano diversissime dalle democrazie dei moderni, eh, le democrazie degli antichi si reggevano sul fatto che de, de, per di giorno andavano nella Gorà a parlare. Ma sui campi a lavorare c'erano gli schiavi, eh, più o meno che fossero i Loti o, altri, o altre denominazioni. Ecco, quindi niente. Però, insomma, la metafora dell'agora no? Del, della, della piazza eh, nella quale si riuniscono i cittadini per prendere le decisioni, questa è la metafora classica della democrazia che è rimasta ancora oggi. pericolo o non pericolo, ma quella roba lì bene, eh, eh, di fronte. A, a, usando quella metafora, immaginiamo che questa piazza sia straffollata oggi rispetto alle eh, quantità precedenti a cui eravamo abituati. Quindi democrazie, ripeto, affollatissime. Questa è una ragione in più per la loro vulnerabilità. Non solo il cacciavite che metti lì e blocca tutto, ma anche la quantità sterminata di persone che vogliono dirla loro, che è una bellissima cosa, intendiamoci, ma che è un problema anche. È una stupenda cosa che abbiamo cercato di favorire in tutti i modi, ma che adesso ci ritroviamo da disciplinare e non sappiamo come. Ecco, il piccolo dettaglio eh, è quello. In più, cito un ultimo libro che è stato stampato in Italia da Naudi, tradotto di un signore che è veramente un signore internazionale. Si chiama Moisés Naim. Chi lo conosce è, 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 è uno che ha fatto. È uno studioso maturato in America, però ha fatto il ministro in America Latina, poi ha fatto il consulente per le Nazioni Unite, con è un cittadino del mondo, con una bellissima esperienza, e che ha, ha scritto un libro che è, ha un titolo che è La provocazione, che è La fine del potere. Eh? Lui dedica un 500 pagine a illustrare come il potere oggi sia un'altra cosa rispetto al potere di qualche eh, decennio fa. Eh, il potere naturalmente è sempre quello strumento in base al quale qualcuno fa fare ad altri un'azione che gli altri non avrebbero fatto da soli, <ride> quindi sono stati indotti in qualche misura. Ecco. La, eh, perché dice la fine del potere? Perché noi abbiamo immaginato il potere sempre in grande, il principe eh, con lo scettro, i, i suoi eh, seguaci è in grado di dare ordini. Lui, lui dice togliamocela. Da ricordo questa metafora perché non funziona più sempre meno funziona. Il paradosso molto uh, importante e, e grave in qualche misura, qual è? è che le nostre società producono sempre più giorno per giorno la necessità di decisioni complesse che richiederebbero un potere per uh, risolverle, per aggredirle, ecco. mentre in questo contesto il potere diminuisce. Allora, benissimo, che nessuno comandi sugli altri stupendo, veramente una cosa, una conquista della storia. Ho capito, ma se nessuno poi aggredisce i problemi che man mano stiamo producendo, e eh beh, quello è un guaio allora, perché eh, eh, manchiamo a una. Ecco, la, dove la, la fine del potere è una, è una metafora, poi anche questa, da, da questo punto di vista: i poteri si indeboliscono progressivamente proprio nel momento in cui ci sarebbe più eh, bisogno eh, di loro. Io vorrei a, a arrivare alla conclusione perché sennò no, tradisco quello che era il mandato di essere provocatori ma, 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 ma brevi. E nel caso eh, europeo le cose sono tutte complicate da, 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 dal fatto che abbiamo creato l'Unione Europea, eh, che è, um, credo, la conquista della storia, una cosa molto bella, non, non la rinnego affatto, anzi mi... Sono, sono fiero del fatto che noi europei, dopo aver fatto due guerre mondiali in poco tempo, ma da adesso cerchiamo di convivere assieme pacificamente, eh, scambiandoci cose e, e soprattutto collaborazione. Eh, ciò premesso, questa contentezza non può eh, tapparci gli occhi, non è che non possiamo guardare, non guardare alle cose che non funzionano dell'Europa, come l'abbiamo creata. Eh, Ce ne sono tante, ma una è di oggi e mi allarma molto, veramente mi allarma molto. Noi, appunto, la, la nostra generazione, la mia generazione, certamente l'Europa l'ha fatta per smettere di fare le guerre, per stare in pace, per crescere assieme e crescere semmai un po' più eh, de, di quello che saremmo cresciuti da soli, no? se, stando da soli. Quindi ideali dobilissimi eh, siamo tutti fieri di aver fatto l'Erasmus, no? cioè questo progetto, questo programma in base al quale i nostri figli e nipoti, in questo caso nipoti ormai, <ride> i nipotini possono andare in giro per l'Europa a frequentare le università eh, che, che meritano naturalmente, non tutte ma insomma parecchie, ecco. e diventano cittadini europei, che è un miracolo, eh? non solo perché riescono a parlare, l'Europa non parla una lingua comune come sappiamo e questo è un problema. Quindi vuol dire che per diventare cittadino europeo ciascuno di questi ragazzi deve parlare almeno due o tre di lingue. Eh. Se no, butta male voglio dire. Ecco. Però insomma, oggi può farlo, grazie al cielo, e, e, e quindi questa è bellissima cosa. Nel momento in cui potremmo essere fieri e dovremmo essere fieri di questo, cosa succede? Succede che proprio in queste ore, ecco, in giro per l'Europa, stiamo affrontando il problema della cittadinanza. Nel senso che eh, ci chiediamo, ad esempio, la, la, la questione oggi più vitale è, è, riguarda la sanità e la sicurezza sociale. Eh, I cittadini europei viaggiando da un paese all'altro possono godere degli stessi identici diritti fra un paese e l'altro? Risposta nostra, ma certo, devono fare così. No, sta succedendo qualche cosa per cui gli inglesi dicono adesso parlo dell'Unione Europea non parlo dell'area euro gli inglesi cominciano a dire non gliela facciamo a sostenere questo perché in troppi non inglesi vengono a studiare in Inghilterra non so se è vero o non è vero comunque insomma l'elettorato inglese sta cominciando a dire no mettiamo dei numeri contingentati anche per i cittadini europei l'atto unico eh, 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 era nato in gran parte sulla libertà di movimento, una libertà di spostamento. Beh, allora si comincia a dire tu sei italiano, non, vai, non vieni più a studiare a Londra, grazie al cielo non è questo il caso. Però comincia con i rumeni, comincia con i bulgari, comincia con qualcun altro e, e poi si estende perché se vale il principio naturalmente è molto grave. Allora, proprio in questi giorni, perché fra poco a Vilnius sì, 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 ci sarà una riunione per parlare di queste cose. E la cosa più grave è che eh, cominciano a affacciarsi eh, questi sentimenti in Germania, che non è solo il paese centrale, è anche il paese eh, come dire, che incide di più sul governo di tante cose in Europa, come sappiamo, torto o ragione, giusto o ingiusto. Allora, e con questo concludo, dobbiamo essere fieri di aver fatto l'atto unico, dobbiamo essere fieri di aver fatto l'Erasmus. Ma oggi dobbiamo essere molto preoccupati del fatto che stanno sorgendo eh, pezzi di elettorato e soprattutto norme nazionali che contraddicono quello di cui siamo fieri. Allora questo non va più bene, naturalmente un po' allarmati eh, lo siamo. È un malessere delle democrazie questo? Beh sì, perché le democrazie che si rinchiudono non sono più democrazie, sono quelle che si aprono, quelle che in cui ci riconosciamo. No? Ecco il demos come dire, diventa sempre più eh, ru eh, eh, numeroso e, e in qualche misura indifferenziato. Eh, se cominciamo a tirar fuori queste cose, eh, andiamo su una strada che è opposta esatta di quella che volevamo eh, frequentare. Allora, eh, tutto questo per dire che soffriamo di parecchie malattie, alcune gravi, ecco, alcune influenze che ci preoccupano molto. Eh, qui non possiamo spazzare sotto il tappeto tutto, <ride> dobbiamo prenderne atto coraggiosamente, francamente. Vedi, quando si dice, ad esempio, e ecco qui, qui concludo veramente, cioè, questa disputa a volte che non è ancora molto vivace, ma comincia a, a, a vedersi, eh, euro sì, euro no, l'euro non conviene, andiamo via dall'euro. Eh, quando si comincia, dovessero cominciare a impostare le cose sul piano emotivo del sì no dentro fuori saremmo già tutti fritti. Perché? Perché qualunque comunità de degna di questo nome che vuole essere democratica, seria, eh, razionale, eh, orientata al futuro, eh, che assume dei comportamenti in base a eh, come dire, i dati di fatto, conoscenza, approfondimento teorico e pratico, eh, dovrebbe dire, no, un momento, quali sono gli elementi per rimanere così, quali sono gli elementi eventualmente per cambiare, perché non è giusto e accettabile che alcune cose rimangano così, cioè l'impostazione dovrebbe essere costi di una soluzione e benefici di una soluzione, costi e benefici de della soluzione alternativa, e che vuol dire che quasi sempre quando si impostano così poi le cose si trovano a via di mezzo ragionevole e, e più condivisa naturalmente. Ecco, Oggi purtroppo dobbiamo riconoscere che alcune di queste questioni così vitali per noi cominciano a essere impostate in termini emozionali e quindi vuol dire in termini pregiudiziali, quindi vuol dire in termini che non, normalmente ecco, non erano stati pensati così dai padri fondatori ai quali noi eh, da parte nostra vanno tutte le nostre riconoscenze. Ecco. Troppo lungo, chiedo scusa e ripasso a, a, chi? a Giorgio però oppure... No, <ride> si Tratta solo di ringraziarti per questa molto interessante introduzione. Chiederei anche a Vincenzo Lippolis, che Vincenzo Lippolis è un giurista, un professore di diritto pubblico, Giuliano è un professore di scienza politica, diciamo così. E ringraziamo ambedue per il loro intervento. Grazie, ringrazio del, eh, dell'invito. Io ho interpretato il tema. Eh, la democrazia in Europa eh, vedendo eh, due aspetti di quello che è, secondo me sono eh, diciamo una realtà, due realtà che si tengono, la democrazia nell'Unione Europea, la democrazia all'interno degli stati dell'Unione dell Europea, Giuliano Urbani ha tratteggiato da per suo i problemi eh, delle democrazie eh, eh, in Europa e ha eh, giustamente è sottolineato questo aspetto della posizione inglese che l'ha riportata anche nella stampa appunto nella stampa di oggi della chiusura alla libertà eh, di eh, circolazione eh, dei cittadini europei ecco eh, perché la cittadinanza Europea fu introdotta con il trattato di Maastricht nel, nel 92 ed è imperniata proprio il, sulla libertà eh, di circolazione. I, gli altri diritti, come dire, sono un corollario della libertà di circolazione. Allora, e, eh, questo è un campanello d'allarme eh, che si aggiunge a, a quello sul piano economico, secondo me, de, dei problemi eh, del, eh, del, eh, dell'Europa in questo momento, ma eh, secondo me è anche una conseguenza dei problemi, dei problemi economici, cioè i problemi della democrazia oggi, sia all'interno dell'Unione dell Europea che all'interno degli Stati, derivano dalla grande crisi economica che qui eh, eh, il mondo ha impattato e, e, che, ci troviamo, e che ci troviamo ad, uh, ad attraversare. L'Unione Europea afferma i principi della democrazia. C'è l'articolo 10 del, tra del Trattato di Lisbona che dice che l'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, afferma eh, che il Parlamento europeo rappresenta i cittadini, afferma eh, l'esistenza di partiti politici europei come elemento di, di tramite tra cittadini e, eh, e istituzioni. Cerca. Uh, come dire, con un lavoro di Mimesi, di adattarsi a, un po' agli schemi dell'organizzazione democratica degli, degli, stati, eh, degli stati membri, perché in fondo poi democrazia uh, ora eh, la possiamo declinare in tanti modi. Eh, ma eh, dicendolo con estrema eh, semplificazione, eh, non può che essere intesa come partecipazione del popolo a, eh, decisioni, a decisioni comuni, attraverso diversi strumenti giuridici, la rappresentanza o la democrazia diretta, ad esempio. Il problema dell'Europa, eh, a mio eh, modestissimo avviso, che al di là di una strumentazione giuridica eh, che ha cercato di ricreare eh, Nell'Unione un, eh, dei, dei meccanismi ehm, propri degli stati, eh, de degli stati democratici. Il problema è che gli manca il punto di appoggio. Cioè, gli, eh, manca eh, in Europa il problema di una identità, eh, manca un'identità politica. E' perciò che si creano eh, eh, gli egoismi e si respingono magari dei cittadini, dei cittadini eh, di altri, di altri pa paesi europei. Perché al di là di, queste, eh, di questi istituti giuridici eh, manca eh, un, quello che un giurista tedesco... Uh, eh, negli anni 90 uh, Grimm uh, definì un dibattito pubblico europeo, manca uh, una, uh, il senso uh, di un destino comune dei popoli europei, eh, manca l'identità politica. L'Europa, a mio avviso, è costruita come democrazia degli interessi, c'è cioè uno studio... Eh, della fine degli anni 90 che definiva l'Europa democrazia eh, di due studiosi Banz e Anderson, eh, democrazia del, delle lobbies. Quindi l'Europa eh, si è costruita, ha, ha ottenuto risultati straordinari ma attraverso questa mediazione del, degli interessi e il Consiglio europeo è la stanza di compensazione degli interessi eh, degli Stati. Non si è riusciti a creare... La base di una vera e propria democrazia. Non esiste un popolo europeo, non esiste un'identità politica e europea. E poi tornerò su questo, uh, su questo punto, perché l'identità, un'identità politica, e, e quindi poi con lo sviluppo degli istituti della democrazia, nasce non solo sulla base di bilanciamenti di interessi economici, ma ci vuole. Uh, qualcosa, qualcosa di molto, di molto più, uh, più forte, di identitario eh, per, eh, per i popoli. Quindi eh, abbiamo una Europa. Eh, che eh, sicuramente eh, non, ha, eh, come dire, no, non è una democrazia compiuta. Ha degli istituti di democrazia, ma eh, rimane eh, basata ancora su questa mediazione eh, degli interessi eh, tra, tra gli stati nazionali, in cui poi alla fine. Ecco, questo è il punto anche eh, uno dei punti in cui, con cui ci troviamo a fare i conti oggi. E, e, I più forti eh, poi cercano di prevalere e a volte eh, riescono, eh, eh, riescono, riescono a, pre a prevalere. Eh, che cosa è successo nella costruzione eh, europea? Eh, per ovviare a questo problema, l'Europa si è appoggiata. Sui, eh, ha cominciato a coinvolgere i parlamenti nazionali pensando così di recuperare legittimità eh, democratica attraverso le istituzioni democratiche degli stati, eh, eh, degli stati membri. Ma al di là di qualche. Eh, saltazione un po' retorica dei giuristi che, che hanno parlato di rete dei parlamenti. Eh, insomma, i parlamenti nazionali eh, riescono a incidere poi alla fine ben poco sulla realtà europea, a mio giudizio, tranne forse il Parlamento tedesco, perché è ben difeso da, uh, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca. Se, se ho tempo, uh, fa, farò, un accenno, uh, farò un, accenno, uh, un accenno su questo. Anche il. Uh, Fiscal compact prevede un organismo di coordinamento uh, dei, dei parlamenti, ma in realtà sappiamo tutti che poi a decidere sono, uh, uh, sono i, 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 i governi. E si è assistito a un fenomeno, a mio avviso, regressivo rispetto alla costruzione europea perché attraverso. Trattati, cioè attraverso la cooperazione intergovernativa, si sono is istituiti de dei nuovi organismi che condizionano l'attività eh, de eh, delle istituzioni europee. Ad esempio, eh, il Fiscal Compact eh, prevede il cosiddetto Euro Eurosummit, che è, è, è fatto dai, dai paesi che partecipano al Fiscal Compact e condizionano quindi le decisioni in, in sede europea. Quindi noi ci troviamo in una uh, situazione uh, e, e, in cui l'Europa uh, mm, non, non riesce a, uh, a, um, a, um, a fare uh, il, il salto della, del, della unità politica. Per altro verso poi, eh, l'Europa però è produttrice di una serie di regole. Che si impongono uh, si impongono uh, coattivamente agli a, agli stati e condizionano uh, poi la, la vita degli stati e quindi le loro eh, il, il funzionamento dei loro sistemi eh, sistemi eh, democratici uh, qui uh, il i limiti di, uh, di bilancio che vengono imposti attraverso gli accordi gli accordi europei alle a, agli stati nazionali tolgono uh, poi ai, ai, a quegli stessi parlamenti nazionali sui quali si vuole fondare una parte della democraticità del, eh, de, del, dell'Europa tolgono la leva, la leva economica, eh, che, che poi è, è, è lì che è, nato, che è nato il Parlamento, per, eh, per, eh, come dire, per de deliberare eh, eh, la tassazione e quindi, eh, e quindi, eh, quindi le, le spese. E, e quindi eh, una, eh, si ha una sensazione all'interno de degli stati di contrazione di, eh, chiamiamola sovranità, libertà de di decisione, e ci possono essere eh, varie definizioni. Eh, attraverso un meccanismi eh, che non hanno nulla eh, di, eh, poi di, de di democratico che sfuggono al controllo, eh, al controllo democratico. Eh, non c'è un governo europeo che risponde a un popolo europeo. Eh, ci sono i governi nazionali che rispondono ai parlamenti nazionali, ma sono poi vincolati al, al, alle, decisioni pre, alle decisioni prese a, 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 livello, a, a livello europeo. E qui, ad esempio, la, uh, basta ri, uh, richiamare la riforma dell'articolo 81 della, della Costituzione, con l'introduzione del, del, del pare, cosiddetto pareggio, uh, pareggio del bilancio. Tra l'altro non era neanche eh, necessaria imposta una riforma costituzionale, eh, si poteva fare anche senza... Rafforzata? Eh? No, eh, sì, rafforzata, ma non era imposta dalle, da, eh, dalle, eh, dalle, regole, dalle regole europee. Quindi eh, l'impressione è che ci troviamo in una situazione in cui c'è un meccanismo che eh, impone regole e eh, senza individuare eh, punti precisi di responsabilità eh, politica rispetto ai quali insomma, i cittadini possono intervenire. Questo è un meccanismo molto pericoloso che innesca eh, sentimenti di frustrazione e, e può innescare sentimenti, eh, sentimenti di, eh, di rivolta. Eh, Qui eh, vorrei aprire una, una parentesi eh, su, sulla Germania, non so se, se ho tempo. La Germania si, si, oggi si sottolinea l'aspetto, eh, come dire, che sul eh, 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 la forza della Germania è sul piano economico, che la Germania condiziona tutto sul piano economico. In realtà l'atteggiamento, io proprio, mh, diciamo, nel riflettere per questo incontro, eh, ho visto una cosa che... Eh, eh, C'è un atteggiamento coerente dei tedeschi nei confronti del, dell'Europa che attiene al versante economico ma anche al versante costituzionalistico e giuridico. La Corte Costituzionale tedesca ha costantemente difeso le prerogative, adesso non entro nei dettagli, sono sentenze eh, lunghissime, noiosissime, con ragionamenti estremamente sofisticati e, e quasi esoterici, ma insomma il, il succo del discorso è che e non si può fare nulla, la Germania non va avanti nell'integrazione europea se non con riforme costituzionali votate a maggioranza di due terzi del Bundestag e del Bundesrat che è l'assemblea dei lender e quindi sono così anche tutelate le competenze dei lender eh, e, e tutte le decisioni devono passare attraverso il Bundestag perché la Corte Costituzionale tedesca ha difeso in una serie di sentenze che iniziano uh, dopo Maastricht e arrivano all'ultima. Uh, eh, eh, esatto. non, è ancora non, sì, non ancora pronunciata, hanno rifiutato la, eh, la, la decisione d'urgenza, però hanno sviluppato tutto un, eh, uh, un ragionamento che già eh, eh, fa, fa capire qual è la posizione della Corte Costituzionale tedesca, per cui eh, ogni spesa, ogni cosa deve essere decisa dal bundestag perché il bundestag è la sede della democrazia tedesca dove c'è eh, l'espressione del voto libero dei cittadini tedeschi e, e, e di lì, de, e, e lì che c'è il presidio della democrazia da, questo eh, chiudo la parentesi per dimostrare che c'è un atteggiamento mi sembra che ci sia un atteggiamento mh, della germania che eh, sia molto ehm, su, su, su diversi versanti eh, eh, di cautela nel, nell'integrazione e di salvaguardia di tutte le proprie eh, le proprie eh, le proprie prerogative concludo Uh, allora noi ci troviamo in una situazione in cui le democrazie eh, nazionali attraversano quelle difficoltà uh, che diceva, uh, che ha uh, tratteggiato con efficacia uh, Giul uh, Giuliano Urbani per tutte uh, le modifiche che ci sono state nelle nostre, uh, nel, ne, nelle nostre società. Si trovano compresse dall'Europa. Uh, L'Europa non è un meccanismo democratico. Ed è un meccanismo che sta cercando appunto un equilibrio. Io concluderò ehm, scusate in maniera pessimistica: eh, in questo senso, eh, perché io sento parlare eh, di facciamo eh, la unità politica, facciamo l'unione politica, dobbiamo fare lo Stato eh, federale perché il passaggio è questo. Eh, sarebbe bellissimo eh, allora ripeto torno al discorso di prima per l'unità politica ci vogliono delle basi di carattere eh, culturale, antropologico, storico eh, e poi soprattutto eh, non voglio essere proprio eh, drammatico ma le, entità, le unità politiche nella storia a mio modesto avviso, sono pronto, se, se qualcuno mi smentisce, sare, sono ben felice, nascono dalle guerre. <ride> cioè, gli stati federali sono tutti sorti dopo delle eh, guerre. E cioè, eh, nella storia, eh, eh, è, è la guerra che cementa l'unità politica eh, dei popoli. Eh, L'Unione Europea, per nostra fortuna... È stata un'istituzione di pace che ha garantito la pace e oggi si trova di fronte a, a, questo, a questo bivio eh, terribile, cioè eh, di eh, mh, rischi di disgregazione, di rischi, eh, rischi di chiusura. Forse fin quando c'era eh, il versante sovietico, questo era eh, un qualcosa che eh, teneva, teneva più uniti. L'allargamento ha ancora più sfrangiato. Uh, diciamo quella che poteva essere i, potevano essere i, i fattori di, i, 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 i comuni de, dei popoli europei. E quindi, eh, cioè, io, a me dispiace di esprimere questi concetti che possono essere, eh, insomma, eh, che non far guardare al futuro con, eh, con ottimismo, però, eh, questo è il mio pensiero. Prima di aprire, scusate, Giuliano, come reagisci a questa diagnosi sulla crisi della democrazia in Europa che fa l'Ipolis? Poi apriamo, se hai voglia di intervenire adesso per dire qualcosa e poi apriamo. No, vabbè, vabbè. Su questa diagnosi sulla democrazia in Europa. No, mi sento molto in sintonia con le cose eh, dette da Lipoli per una ragione, perché sono fatti di tutta evidenza. Eh, noi abbiamo commesso un errore mefistofelico quando abbiamo creato l'Unione Europea perché abbiamo deciso che facevamo assieme l'allargamento e l'approfondimento, mentre ovviamente veniva prima l'approfondimento per, per consentire poi un allargamento un pochino più facile. In realtà eh, non volevamo fare l'approfondimento e allora, con l'allargamento, abbiamo annacquato tutto e siamo andati avanti così. Tua, abbiamo digerito una roba storicamente incredibile che è stata la riunificazione della, della Germania. Ci, ci siamo accontentati, abbiamo detto: beh, basta, non ambiamo di più, non, non esageriamo con le, le cose difficili. però adesso i nodi stanno venendo al pettine. E, e, insomma. È impossibile immaginare una Unione Europea federale eh, senza una, la, la base eh, culturale dell'unità europea. Non c'è questa, no? quindi non è, possiamo immaginare tutto questo. Devo dire che la storia ci viene incontro, ci favorisce molto, perché chiamiamola soltanto globalizzazione e basta, se ci capiamo con una parolina onnicomprensiva. Il mondo si sta unificando in realtà. Allora, questi che eh, i, i politologi internazionalisti hanno chiamato i regimi, la formazione dei regimi nel mondo, no? quindi eh, l'unità regionale in America Latina, la somiglianza dell'unità regionale in Europa e così via, in Asia e così via. Questi ehm, regimi valgono come alleanze internazionali, come dire parti di un processo uh, mondiale che richiede una forma di convivenza pacifica fra uh, tutti i grandi paesi del mondo quindi dimentichiamo cioè, semmai l'utopia sarebbe gli Stati Uniti del mondo <ride> beh, è un'utopia veramente che fa uh, tremare le vene ai polsi ma non è che possiamo ad, adesso accontentiamoci di quel poco che abbiamo fatto mettiamoci ordine, mettiamoci ordine perché fa acqua a tutte le parti l'euro il problema è questo così com'è allora o facciamo la banca centrale dai, dobbiamo inventarci delle istituzioni a sostegno di questa roba perché se no questa roba non regge non va troppo a... sta generando questi malcontenti che sappiamo Paolo ecco. oh, è una cosa nell'arco delle cose c'è un passaggio di, che sottolineo e che considero importante eh, Giuliano ha detto i problemi che deve affrontare un paese, un gruppo dirigente, sono sempre più complessi e il potere è sempre più debole. La risposta, volevo completare il concetto del cinese, del professore cinese che è riferito, lui ha detto, sulla idea di democrazia c'è una confusione tremenda. Cioè, se tu provi, sono state catalogate sette, almeno sette diverse interpretazioni del concetto di democrazia. Loro propongono la loro democrazia perché funziona. È legittimo. E loro dicono la nostra democrazia funziona. No, no, non incominciate. Vabbè, io vi volevo dire completare il quadro delle, delle analisi. Dice la nostra democrazia funziona, quella occidentale non funziona più. Period. No, vabbè, io non so eh, grazie. no, no. Penso che ha fatto bene Urbani a partire da quelle che sono state le grandi trasformazioni delle società occidentali, il post-industrialismo, la liquidità, sono fenomeni in marcia dalla fine degli anni 60. In fondo il 68 è stato grande, il primo grande detonatore della liquidità, in un, in un certo senso. Ma credo che eh, questi fenomeni che pongono tutti i problemi, diceva Urbani hanno avuto poi un'accelerazione un per certi che ha determinato fenomeni anomali a cavallo tra gli anni 80 e 90 su due, due lati da una parte la spirale rapidissima di liberalizzazioni determinata dal WTO quella che ha portato alla cosiddetta globalizzazione è stata molto rapida e sappiamo anche quali sono i motivi storicamente per cui è stata così rapida. Perché l'Unione Sovietica era un grande gendarme d'ordine mondiale, eh, venuto meno quello, gli americani hanno voluto accelerare questo processo perché ritenevano che era quello che smorzava di più, come tu adesso stavi dicendo, e apriva la prospettiva diminuiva il tasso di conflittualità interna nel sistema mondiale. Che poi questo alla lunga sia vero, come tu dici, ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi perché si ricreano altri potentati. I cinesi hanno ragione, loro non hanno la democrazia, hanno un potere più forte degli, dei, dei, dei poteri democratici. La chiamano democrazia, ma questa è la, cioè la ricetta che loro hanno trovato di combinare diciamo, il totalitarismo comunista, di, di origine comunista, con l'economia di mercato, determina obiettivamente una forza. Poi hanno i loro problemi interni e da quello poi quella è una forza espansiva che non ha il vincolo del, delle merci, come diceva Robbins dice in polemica con Keynes, e no, perché le merci quando non possono passare le frontiere, perché sono vincolate dal alla fine ci passeranno con le armi. Abbiamo eliminato questo, ma temo che si metteranno in moto altri processi. Ma l'altro punto è certamente quello dell'euro. Eh, dell io credo che il processo del WTO è stato troppo precipitoso, insomma determinato. Tanto più che poi si accompagnava con eh, diciamo, le maggiori istituzioni finanziarie, incominciando dalle banche centrali, hanno praticato una politica di tipo monetarista e sostanzialmente soltanto monetarista. Mi fermo a un solo fenomeno. Ma come può reggere, come possono reggere le nostre democrazie con un processo di divaricazione dei redditi quali quelli che stiamo verificando nelle nostre società, in cui quelli più poveri diventano sempre più poveri e quelli più ricchi diventano sempre più. Non, non reggono le democrazie. Gli americani, sono, eh, gli americani sono una grande democrazia, un popolo che conosciamo com'è e sono nel mezzo di questo dibattito, di questo problema. Noi addirittura non lo percepiamo quasi come problema, mi, mi riferisco all'Italia. Eh, quindi questo e questo diciamo della diseguaglianza è un punto è che nasce dal tipo di sistema economico. Io mi ricordo una volta, rimarrai. che per, Peraltro era una banalità, come poi. In un libro di Padova Schioppa, una decina di anni fa, quindicina d'anni fa, spiegava come c'è il voto dei, dei cittadini, ma poi c'è il voto del, dei mercati, che si sovrappone. Effettivamente, diciamo, il meccanismo che abbiamo messo in moto è tale per cui il voto dei mercati è più importante del voto dei cittadini. Ed è più cogente, diciamo, rispetto. Quindi siamo entrati. Poi c'è il problema. L'euro è stato l'altro meccanismo. E, e va bene, qui analisi ne abbiamo fatte tante sull'euro. È un, una cosa che non regge. Non regge soprattutto per alcuni paesi. Grosso modo i paesi latini e del Mediterraneo non riusciamo a tenere il passo di un sistema che non è bilanciato che ha una banca centrale a poteri ridotti e in cui stiamo al passo diciamo, di un'economia alla quale non possiamo stare al passo, che è quella tedesca. Chi ha accennato, lei ha accennato giustamente, il problema dell'unificazione tedesca ha sbilanciato poi tutto in Europa ha sbilanciato tutto perché le, la, la Germania federale del, del, di prima del, del, dell'80 quando è stato, del 90 del, era un'altra cosa. Oggi diciamo in termini nazionali... C'è poi anche questa riflessione da fare sui tedeschi. I tedeschi sono profondamente cambiati per certi versi, anche dal punto di vista antropologico, culturale, per quel che riguarda la concezione dello Stato hanno, più, hanno una, una concezione della democrazia basata sulla comunità più che sullo Stato. Questo passaggio c'è stato, ed è, è, è la ragione per cui loro sono convinti di avere una democrazia migliore di quella delle altre, che difendono a oltranza, lei ha fatto il riferimento alla Corte Suprema, e certo, quella è certo, è visibile la differenza che c'è tra noi e loro. Noi abbiamo una Corte Costituzionale che recepisce tutto il diritto europeo meno quello che viola i principi fondamentali. I principi fondamentali sono quelli che stanno nella Costituzione, sono, sono la, prima, la prima base di, di diritti. Cioè praticamente faccio solo l'esempio dell'articolo. Avete presente l'articolo 41 della nostra Costituzione, quello che riguarda la proprietà, che afferma il diritto di proprietà, e lo vincola all'interesse sociale eh? e alle, alle direttive dello Stato, le direttive e alla pianificazione dello Stato. Bene, questa seconda parte, perché è fondamentale, perché poi il pilastro, ma non, non, mi, mi scusi se mi permetto, ma che è il pilastro anche di tutta la prima parte della Costituzione, perché diciamo tutti i diritti, dal diritto del lavoro a uh, tutti i diritti, sono impiantati su questo, cioè sull'azione che lo Stato fa per... E questo è dato che praticamente non vige più nella nostra Costituzione, è stato totalmente, totalmente... Eh, 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 sì, com completamente di... svuotata dalle norme russe, cioè un principio fondamentale, costitutivo della... Senza nessuna riforma no, no, senza... No, con l'atonico... Con i regolamenti europei... Cioè, eh, ma... Sì, eh, ma... conclu concludo molto rapidamente, eh, perché se getto uno sguardo sull'Italia... Questo processo, questi processi di liquidità di, sono andati mo, mo, molto più avanti che in altri paesi perché sono stati meno, meno governati. In Germania sono stati più governati, questi infatti sono più forti. Adesso non so, bisognerebbe fare una valutazione su questo accordo qua della grande coalizione che hanno fatto perché c'è un minimo di allargamento di domande, eccetera, eccetera, eccetera. Penso che siamo entrati in una fase, e lo, lo dico proprio in modo perché devo chiudere, eh, io non credo, il nostro Paese non ha... Lo stesso, lo stesso no, ha perso l'idea di nazione come fondamento, o comunque l'ha annacquata terribilmente e poi, soprattutto, è stata in mano principalmente diciamo così a, fo principalmente a forze politiche che non l'avevano al centro. Mentre i tedeschi ce l'hanno avuto. Pensate a Schröder che ha fatto fallire la socialdemocrazia per gettare le basi del, del successo del proprio paese. E in questo processo, io vedo avanzare, stiamo diventando il paese più anti-europeo antieuropeo eh, perché insomma, guardate le forze politiche: Grillo da una parte, Berlusconi ormai dall'altra che farà una campagna antitasse. Che cos'è una parte della sinistra che non si sa? Quindi, una situazione in cui avanza sempre di più proprio per effetto della diseguaglianza, eccetera. Pensate. Non c'è paese d'Europa in cui c'è questa sensibilità così forte puntata sui redditi, sulle differenze, sulle, in cui le pensioni d'oro sono quelle, eh, sono quelle insomma, che sono sui 3.000 dai, dai, dai euro in su, sono pensioni d'oro. Eh, no, ma questo è, è, è quello che gira in questo paese. Ma si capisce, io non è che faccio sì che... Cioè siamo entrati in una fase in cui una parte di queste forze che sono anti-europee hanno una forte valenza peronistica. E concludo così perché tenete conto che l'Argentina che è finita dove è finita e non si rialza mai, per metà la popolazione di origine italiana. Grazie. Grazie. Io vorrei essere molto sul, sul tema perché il tema è molto vasto, ci rischio di pagare. E, no, e vorrei essere no. anche molto breve a me sembra no. a, eh, Pennisi, Giuseppe Pennisi a me sembra che eh, quello che potrebbe essere il tema di una serie di discussioni dovrebbe essere se la, il tipo di democrazia rappresentativa che è nato nel settecento per società politicamente piccole fondamentalmente voto censo molto alto e così via che si era adattato molto bene nel novecento e Partiti di massa, alla tecnologia del Novecento e così via, resiste agli, ai, al, ai cambiamenti tecnologici dell'ultima fase del XX secolo. In particolare, eh, noi vediamo adesso, forse, le due democrazie che sembrano funzionare meglio sono due paesi molto differenti dove non si applica democrazia rappresentativa, ma si applica un mix tra democrazia e democrazia tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta. La Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America. Uh, credo che chi non ha vissuto in America non sa che tutto un settore estremamente importante per la nostra società, cioè la scuola, è al di fuori della democrazia rappresentativa. I soli elettori del per Gli school board americani, che sono al livello più basso di governo, la contea, neanche, neanche le assemblee legislative degli stati possono fare politica scolastica, ma la contea e gli elettori passivi ed attivi solo devono essere o studenti, o genitori, o insegnanti. Se non sono né studenti né genitori né insegnanti, non hanno titolo né per votare né per essere eletti in un settore così importante come la scuola. Ora, eh, credo che dobbiamo davvero chiederci se non si sta andando, se non, non dobbiamo cercare di vedere una tipologia di democrazia, la democrazia ci, racconta, ci ricordava Bobby una procedura fondamentalmente, in cui a ragione del cambiamento tecnologico così profondo, occorre trovare un mix adeguato di, di vari tipi di democrazia rappresentativa e democrazia diretta. No. Attenzione, un'ultima cosa, Attenzione, il grande successo del Movimento 5 Stelle che ha avuto grazie ad una forma di democrazia di, diretta. Possiamo essere d'accordo, non d'accordo, dire che erano soltanto 300 che votavano. No, ma, ma, ma non lo so, io non, 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 non entro... No. O può apparire tale, ma io non voglio entrare in giudizi di merito. Qui non, in giudizio, per entrare in giudizi di merito ci vorrebbe un, un discorso molto più lungo, ma noi abbiamo in casa in un gruppo politico importante che vive non su democrazia rappresentativa, ma democrazia di... Diretta. Abbiamo accanto a noi la Confederazione Svizzera che ha parte del suo ordinamento per e per democrazia diretta, e abbiamo dall'altra parte dell'Oceano gli Stati Uniti, in cui alcune componenti, dico una è l'istruzione, è completamente al di fuori della democrazia rappresentativa, non può essere toccata. Sì, Enzo Russo, eh, Università di Roma. Io eh, appunto non credo nella tesi per cui non si può costruire uno Stato federale senza demos. Questa è una, una tesi largamente superata da una professoressa, ma non solo da lei, da una professoressa eh, dell'Università di Brema che ha fatto il dottorato in Italia e ha insegnato anche all'Istituto Europeo di Firenze. Si chiama Patrizia Nanz. Um, Uh, poi ci sono i casi interni voglio dire, noi abbiamo un problema di identità del Partito Democratico se noi dobbiamo risolvere questo è un problema di fiscanalisi ci sono delle persone come me che il problema dell'identità magari non l'hanno risolto già superato gli anni 70 se dovessimo superare eh, prima superare il problema dell'identità e poi costruire il governo europeo non lo faremo mai non lo faremo mai io brevemente voglio Esprimere una mia tesi sulla democrazia nella UE e in Italia e in giro nel mondo occidentale. Quel tipo di modello sociale europeo che ci è invidiato da tutti a livello mondiale, perché forse noi dall'interno non lo percepiamo correttamente. E la democrazia in Europa è. Non è altro, piaccia o non piaccia, chi non è di, di queste idee, il compromesso socialdemocratico, definito come compromesso tra capitalismo e democrazia. Ora, che cos'è la democrazia? Velocemente vado a sciabolare, secondo appunto Rawls o Dall, eh, un, un grande studioso appunto di democrazia, è giustizia sociale. Non c'è democrazia se non c'è giustizia sociale. Questo è, le, è, le, è, le, è, le, è il binomio fondamentale. Allora, nei limiti in cui in questo momento, negli ultimi cinque anni, anche a causa della crisi economica e finanziaria mondiale, si vuole abbattere lo Stato sociale perché dice che lo Stato sociale non è più sostenibile nelle attuali condizioni, è chiaro che viene meno l'ansia di partecipare al processo di costruzione di costruzione europea. Il professor Lippi ha citato l'articolo 10, l'articolo 10 non è solo democrazia, non è una Arturo, non quello eh, È anche democrazia partecipativa. Nel trattato appunto di Lisbona l'hanno risolto facendo partecipare eh, sistematicamente chiedendo eh, il parere al Comitato delle Regioni e al Comitato Economico e Sociale dove sono presenti i sindacati. Forse non ce ne accorgiamo, però eh, tutte le, tutto il lavorio della Commissione europea è costruito su questo punto. Che poi la Commissione Europea per via della crisi della troika dell'abc è stata emarginata e ridotta a un ufficio studi è un altro problema in europa appunto c'è una deriva tecnocratica e autoritaria che stiamo vivendo tutti sulle nostre spalle questo revoca in dubbio eh, la democrazia europea la democrazia europea e stanno montando appunto i movimenti populisti ora io vorrei neppure fare un'osservazione chiudo velocemente che sul punto che non si può costruire lo... io sono una... Naturalmente confesso apertamente sono un federalista um, radicale diciamo, no, sulla costruzione europea non si può costruire l'Europa se, se non c'è una guerra addirittura. Proprio il, il, il caso, il premio Nobel della pace all'Unione Europea è il caso di scuola in senso contrario, proprio perché è un evento, è un esperimento fondamentale degli ultimi 60-70 anni che l'Europa è andata avanti, è male, quello con quanto volete, adesso dico una cosa, però senza guerra. Senza guerra, giocando sul commercio, le libertà non è solo la libertà di movimento dei cittadini, ma delle imprese, dei capitali e quant'altro, e, e di stabilimento. Sono quattro le libertà fondamentali, appunto, previste dal trattato. Dal trattato. Io smentisco anche, io sono pure più vicino a Paolo no, sulla questione dell'euro no, e cose del genere. Però l'approccio, cioè l'Europa è andata avanti, la costruzione europea è andata avanti sull'approccio funzionalista, che se, eh, secondo me, eh, eh, io lo criticavo eh, prima del trattato di Maastricht, ma poi ho visto che ha funzionato, perché ci ha portato, ha funzionato fino al 2000. Ora, l'approccio funzionalista dal 2000 si è fermato, questo è il punto. Eh, la costruzione europea... Sì, eh, no, no, perché... no, ma... No, un momento, l'euro ci, eh, ci ha fatto risparmiare secondo diversi studiosi 750 miliardi di euro sui interessi del debito pubblico perché noi avevamo de, debito al 12%, no? al 12 gli interessi, adesso da 10 anni siamo al 4-5%. No, no, voglio dire io sono con voi e vengo qui proprio per questo perché mi conforta il vostro parere qualificato. Sull'euro sono contrario, ma no, cioè, su, come è gestito adesso. Ma lì il problema non è l'euro, è che deve essere completata la costruzione. Ci serve un governo europeo, ci serve un governo europeo che faccia politica fiscale a livello, a livello europeo a livello europeo. Ora, detto appunto. Eh, eh, ci sono state le co la contingenza della guerra, cioè della crisi finanziaria ed economica e questo si capisce uno stop, uno stop. Però non si può andare avanti così e chiaramente non è il problema di buttare, come si dice con frase fatta, il bambino con l'acqua sporca, è di correggere la costruzione, integrarla per avere un governo, un vero governo grazie, grazie, grazie. Aspetta, ho visto la mano lì e poi qua eh, faccio solo una brevissima osservazione. Dieci anni fa nessuno di noi avrebbe discusso di questi problemi, cioè un problema di democrazia in Europa non l'avremmo percepito, cioè non ci sarebbe stato un pubblico interessato a, a discutere se c'è o non c'è il problema un'identità europea, quindi vuol dire che qualche cosa è successo, di sbagliato, perché se no, noi... Questa riunione non l'avremmo fatta su questi temi, l'avremmo fatta su qualunque altro tema, l'avremmo fatta in generale sulla democrazia liquida, o su, ma non sul tema della democrazia in Europa, perché era eh, considerato che quello che stavamo facendo era consono e corrispondente a una costruzione democratica di ciascuno dei nostri paesi. Oggi l'interrogativo è, ma questa roba qui è compatibile con la democrazia nei paesi? Ha detto Lipolis. Ma la democrazia nei singoli paesi c'è ancora nel momento in cui i poteri sono stati assegnati a un'Europa che non ha una base democratica. La Banca Centrale Europea, il Consiglio dei Ministri, la Commissione Europea, nessuno di questi ha una, è espressione di un giudizio democratico. E questi tre organismi, che sono frutto di un equilibrio fra gli Stati, ma non del popolo europeo, Tolgono poteri alle democrazie nazionali, tranne forse a quella tedesca che si è difesa. Diciamo. Allora, questo problema è quello di cui noi stiamo discutendo oggi. Prego. Eh, eh, Ci vuole il microfono per... e il nome. Buonasera a tutti. Io mi ricollego un attimo all'intervento che ha fatto il professor eh, Claudio Chioppello. Io mi ricollego un attimo all'intervento che ha fatto il professor Craveri. In Italia c'è una fortissima tendenza all'anti-europeismo. Forse è colpa anche del fatto che l'Europa è nata perché la, purtroppo è stata messa in mano alle banche e ai banchieri. Però c'è anche un problema politico. Vale a dire, a giugno ci, sono le prossime, ci saranno le elezioni europee, che saranno contraddistinte dalla prima elezione diretta del Presidente della Commissione Europea. Io qui sono in casa di, di, della Fondazione Gualamarda, quindi faccio una domanda un po' specifica. Ho letto che c'è stata l'Alde a, a metà novembre ha fatto una riunione con tutti i partiti politici interessati a fare delle liste dell'Alde e domando a Giorgio Lamalfo e anche agli altri amici se i repubblicani, che sono un partito europeista per tradizione, al di là delle beghe che, cioè, che abbiamo, ci saranno o saremo costretti a chiedere asilo politico ai socialisti o, o ai popolari. Grazie. Marco Patriarca, Dunque, ho sentito parlare soltanto di passata di un problema che invece mi sembra cruciale, per, sia, sia per quello che riguarda l'Unione uh, Europea che il problema della democrazia, il principio di sovranità, mi sembra che lei accennava di volata, il Parlamento Europeo, l'Unione Europea non è un'entità sovrana e il Parlamento Europeo non è un'entità sovrana che però ha la capacità di erodere pezzetti di sovranità da stati invece perfettamente sovrani, che sono, che sono loro che danno la legittimazione democratica. Questo qui è in parte in contraddizione con un grande principio conclamato soprattutto da Maastricht sul principio di sussidiarietà, in cui le decisioni vanno prese nella, nella sede localmente più vicina ai cittadini. Ora non posso pensare di qualcosa di più lontano dai cittadini di una decisione in materia di ambiente, in materia di energia, che venga presa da un Parlamento europeo. Quindi questo qui mi sembra un problema di grande importanza, anche perché, secondo il mio punto di vista, mette in evidenza un, un, un fatto. Non nessuno, credo che non ci sia nessuno che è in condizione di dirci che cosa vuole essere l'Unione europea. Vuole essere uno Stati Uniti, Uniti d'Europa de, come gli Stati Uniti d'America. C'è un'idea un bellissima, grandiosa, dal manifesto di ventotene, ci sono una letteratura sterminata sull'argomento. Io personalmente non ne sono molto convinto perché non so se l'Inghilterra si, si farà mai fare la sua politica estera da Bruxelles o da Strasburgo o da un'altra un città europea. Quindi questo qui mi sembra un problema di. di allora, Confederazione di Stati, ma eh, io vorrei soltanto lanciare un'idea un che mi è venuta semplicemente perché eh, l'anno scorso eh, abbiamo organizzato un convegno alla sala della crociera del Ministero dei Beni Culturali sul tema, su Wilson, Presidente Wilson, e tra, tra i vari... Tra i vari relatori io ho fatto venire eh, Walter Russell Mead, che è uno studioso del Council of Foreign Affairs, eccetera. Russell Mead, parlando di Wilson, ha detto una cosa che ha, ha, ha stupito, almeno me. Ha detto eh, il, questo sogno di Wilson, che poi è fallito, perché come tutti sanno, la, società, la Lega delle Nazioni non fu approvata poi dal Congresso, per lui fu una ferita tremenda quella lì. Lui aveva, ma cosa aveva in mente? Lui ha fatto tutta la sua relazione su questo. Lui aveva in mente qualche cosa che assomiglia molto all'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea dovre, potrebbe diventare qualche cosa, una, una specie di Lega delle Nazioni, ma non c'è bisogno che abbia la sovranità. La sovranità ce l'hanno già gli stati, la, la Lega deve imporre potrebbe imporre in qualche modo con un direttorio, con uno, altri organismi, senza modificare la sua struttura attuale, fisica e, e, del, e del, accademica, e, 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 e darsi una veste che sia riconoscibile dal punto di vista anche della dottrina politica, che oggi questo non ha... Non so se qualcuno ha intenzione... Tria è nascosta. Ah, oh, è uscito Tria. <ride> no, no. Va bene. Ah, che so? Dammi qua. Dai a... sì. Beh, sono seduto eh, come tutti. Sono <ride> <ride> seduto. volevo solo dire che si parla di crisi della democrazia. Ora, democrazia è implica un potere democratico e quindi implica avere, che ci sia un potere. Io sinteticamente dico che c'è una crisi di sovranità, nel senso che, che non è chiaro dove sia oggi la sovranità. Nel senso dalla sovranità nazionale, a cui si è in parte rinunciato, non si è passati a un'altra sovranità. Ora, io mi occupo di economia e eh, gli strumenti della politica economica a chi sono in mano. Quindi è vero che c'è... La Cina è un governo, diciamo, una forma di democrazia che funziona, innanzitutto è un potere, è un governo che funziona. Allora il fatto che non ci sia un'Europa che in mano, ha, cioè in mano è affidata a regole progressivamente, i passaggi di sovranità degli stati sono stati devoluti, cioè la sovranità degli stati è stata devoluta man mano soltanto a delle regole, a parte il teatro di Masse con alcuni vincoli, poi c'è stata non so, il six pack, il two pack, il fiscal compact, eccetera, le regole dell'euro. Sono tutte regole, regole che a un certo punto è difficile del tutto cambiare. Quindi non c'è una società in grado di governare e far fronte alle emergenze come ci sono in Cina, negli Stati Uniti e negli altri paesi. Questo si vede, tant'è vero che si vede nei rapporti internazionali. L'Europa, che ha un'entità economica per quanto in declino sempre forte una voce in campo internazionale per cercare di capire come coordinare le politiche economiche per esempio, per semplice motivo che io, per esempio, quando il G20 si riunisce che dovrebbe coordinare le politiche economiche, con chi discute? Il problema non è soltanto che non c'è l'Europa unita o il governo europeo a discutere, ma non ci sono neppure gli Stati, perché gli Stati non possono trattare... O discutere con gli Stati Uniti o con la Cina che politica monetaria o di crescita fare, perché i singoli Stati sono avviluppati di regole e non hanno voce, non posso decidere. Beh, facciamo una politica più espansiva o più restrittiva per coordinare le politiche, politiche economiche complessive, è quello. Cioè, ormai tutto è avviluppato in un sistema di regole che impedisce il movimento. Perché non è che io non vedo tanto, c'è cioè anche certo la chiesa della democrazia. Ma non è che si è formata una dittatura, è che non c'è il potere di qualcuno che decida e è è, è che consenta di affrontare le avversità in modo corretto o in modo sbagliato, poi le decisioni, ognuno ha le proprie idee sulle politiche o economiche da, da seguire. Ma è questo un avviluppamento di cui qual è la ex strategy? Io dico che i Costituzionisti vorrebbero studiare questo momento. Ma come uno Stato può operare per far cambiare le regole europee diciamo in che si muove? Eh, lo stesso letto se devo dire basta con la, i talibani dell'austerità dell dell auster, dell vabbè uno lo dice e poi? Eh? agli atollà <ride> così però eh, eh, dopo averlo detto che cos, cosa, quali sono gli strumenti in cui anche un paese si mette a discutere a cambiare mi sembra che eh, nessuno ma gli, Forse nemmeno pure la Germania, giustamente la Germania si è conservata il suo Stato, la sua sovranità, fino a un certo punto, perché anche lei sta in ambito certe regole, che adesso gli fanno comodo, ma in passato non gli facevano comodo e domani non è detto che quelle stesse regole serviranno anche all'economia all tedesca. E questa è la crisi della sovranità che è precedente alla crisi della democrazia. Donato Speroni, due considerazioni. Eh, io credo che, in questo sono d'accordo con il professor Urbani e con, e con Pennisi, eh, siamo alla vigilia di un grosso cambiamento dei meccanismi eh, democratici spinto dalla tecnologia. Oggi noi ne viviamo le conseguenze più negative. Penso che per esempio la situazione eh, dei parlamentari di oggi è molto diversa da quella del passato perché sono subissati dagli sms, dai facebook, dal, dai tweet, eh, di tutto il loro giro di conoscenze e quindi sono molto più condizionati di quanto non erano in passato. Un'altra conseguenza negativa, per esempio, è, è, la, è la presunta eh, democrazia di Grillo, perché in realtà Grillo eh, scrive una cosa sul blog, riceve mille commenti, non li guarda neanche, anzi c'è qualcuno che seleziona quelli più negativi, non li mette sul sito e la cosa finisce lì. Però in realtà esistono eh, dei software che consentono eh, di selezionare le proposte su cui eh, la gente è d'accordo. Per esempio la, eh, in America è stato usato White House 2, in Islanda sono stati usati. Queste cose mh, possono portare domani effettivamente a selezionare delle proposte che nascono dal basso e forse in futuro anche a mettere in moto dei meccanismi decisionali. Altri esperimenti di meccanismi de decisionali sono per esempio quelli di Fishkin, cioè, cioè di selezionare un gruppo di persone, un campione rappresentativo della popolazione che viene formato, eh, pagato per un certo periodo, come le giurie popolari, per affrontare un una determinata situazione e votare su quella situazione. Ecco, io credo che rispetto ai meccanismi che noi conosciamo adesso, che sono poi, come diceva Pennisi, gli stessi da 200 anni, il fatto, o 300 anni, il fatto che adesso selezioniamo una persona che rimane in carica cinque anni e tutto eh, rimane così, non funzionerà più. Qual è il pericolo di tutto questo? È la democrazia dei sondaggi. Cioè, se noi ci affidiamo semplicemente al fatto che tutti possono stare al computer e attraverso il computer in ogni momento cambiare la loro rappresentanza, cambiare il loro voto. È un disastro perché tutti votano in modo estremamente super, eh, superficiale. Però è una ricerca in corso e secondo me porterà dei risultati. La seconda considerazione invece eh, riguarda il fatto che noi andiamo verso delle elezioni mh, europee ma sempre con dei meccanismi che sono esclusivamente nazionali, cioè partiti nazionali che dichiarano di aderire a... Dei, delle organizzazioni europee, ma fondamentalmente il dibattito avviene soltanto a livello nazionale. Io penso che anche in questo la tecnologia cambierà abbastanza i giochi perché ci sarà spazio eh, per dare più corpo a dei veri movimenti transnazionali che uniscono la gente sulla base di valori comuni. Oggi se ci pensate, gli unici veri movimenti transnazionali sono le chiese, però in prospettiva secondo me c'è spazio perché effettivamente soprattutto se poi si diminuirà la barriera linguistica. Io penso che nel giro di una decina d'anni le traduzioni automatiche diventeranno una cosa abbastanza accettabile e quindi sarà anche molto più facile che si creino del, delle, delle alleanze e delle concordanze di idee a livello, a livello transnazionale. Considerando che eh, l'innovazione tecnologica sta, sta diciamo, come dire, incrementando in maniera esponenziale, non guarderei diciamo, orizzonti lunghi, guarderei orizzonti corti in questo momento. E in questi orizzonti corti diciamo, guarderei queste tre cose. Eh, democrazia, gerontocrazia, burocrazia eh, sono parole diciamo, che evocano un comportamento fattuale. Quindi diciamo, la cosa più ambigua che si possa descrivere. Infatti è evidente che ognuno che scrive di democrazia scrive che la democrazia è questo piuttosto che quello. La verità è che quello che diceva Giorgio invece mi convince molto. Non avremmo messo in discussione questo comportamento fattuale dieci anni fa. Oggi perché questo comportamento fattuale lo mettiamo in discussione? Perché nella società liquida, quando sentivo diciamo, questa espressione, diciamo, nella società liquida eh, è come se ci fossero eh, moltissime forze microscopiche che formano un attrito contro le forze più importanti che invece nella società rigida erano quelle che diciamo, dirigevano il traffico, i sovrani, oppure i parlamenti che controllavano il sovrano, oppure i governi eletti dai parlamenti che erano stati eletti dalle persone. Se eh, la società liquida è una cosa del genere... Questo diciamo moltiplicarsi di attriti, c'è diciamo, uh, cioè una frase molto carina di Einstein, la gravità è una forma di attrito. <ride> la, la verità è che anche quando uno sta per terra diciamo, la gravità è una forma di attrito, che è una forza che ti tira giù e tu non puoi camminare. È quello che succede nel mondo contemporaneo, il mondo liquido è un mondo dove tu anche se hai una forza strutturata non puoi camminare. Quando la, che cos'è però la forza strutturata? La forza strutturata è un'organizzazione, è un governo è uno Stato, è una famiglia, è un'impresa, cioè un'organizzazione molto coesa al suo interno, è una specie di scatola entropica, cioè è dove si può comandare. La verità è che oggi non si può più comandare, secondo me, in Europa e in maniera efficace per due ragioni. Primo, il successo straordinario del comunitarismo. Qualcuno l'ha evocato dicendo giustamente che la Germania è comunitarista. Il comunitarismo è una forma diciamo, di aggregazione della comunità che è, è singolare, perché in pratica non gli restituisce identità. L'identità è self-identity, eh, perché la comunità è la comunità, non è la famiglia, non è l'impresa, non è la bocciofila. Sono, le, queste sono. Diciamo organizzazioni che diventano poi capacità di essere scatole entropiche. Noi, no, la comunità non dà questa capacità di essere scatole entropica a meno di non costruire una macchina così rigida come ci spiegava Lupolis sulla Germania. Quello che, però, invece eh, è sicuramente un problema per tutti quanti noi in questa diciamo, circostanza è che non abbiamo la possibilità di costruire, secondo me, una. Così può dire? Un'ipotesi di trasformazione di tutto questo, perché il vero limite, su questo io sono convintissimo, gli americani ce lo dissero dal primo momento, il vero limite della possibilità di ricostruire l'Europa è, è il fattore del multilinguismo, che in fondo è l'unica vera diciamo, identità dei gruppi europei, diciamo, l'unica cosa che i gruppi europei hanno tra di loro, hanno ognuno di loro una loro identità e a questa identità diciamo, li lega la lingua e la loro storia. Forse nel tempo questa lingua si evolverà, però una cosa è certa che noi in un breve tempo, cioè nel tempo che ci separa dai prossimi 4-5 anni, dobbiamo cercare di smontare questa macchina funzionale che è stata diciamo, la Commissione, il Consiglio, tutta la macchina europea in quanto tale. Noi dovremmo provare a smontare questa macchina agendo attraverso i governi. E agenda anche attraverso diciamo, forme di influenza che sono diciamo, interessanti nel mondo contemporaneo. Sono interessanti ma anche ambigue, su questo finisco, perché è chiaro che oggi la comunicazione ti aiuta in maniera diciamo, notevole ad allargare quello che tu vuoi raccontare. Però lo allarghi talmente che questo allargamento diventa una specie di mare dove non c'è però la profondità. Eh, in qualche modo la comunicazione contemporanea diciamo, ha distrutto il longitudinale, cioè solo il latitudinale. Se uno si tuffa nel mare del web si rompe le corna perché sotto ci sono subito gli scogli, non c'è più niente. Quindi non no c'è la fossa delle Marianne sotto il mare del web. Da questo punto di vista io credo che però questo in questo momento può essere un vantaggio, cioè allargare latitudinalmente questa contrapposizione fra... Il comportamento fattuale che quando diciamo, si distribuisce troppo si frantuma, ma nello stesso tempo ti trattiene. E invece diciamo, il comportamento entropico, cioè quello delle istituzioni che si agglomerano, si agglomerano su se stesse e si fanno un ombrello di sovranità, forse è riuscire diciamo, a battere un po' questo fattualismo liquido. E a diciamo, ridare un po' di spirito e di senso alle istituzioni che hanno diciamo, questo ombrello entropico di potere, forse potrebbe riuscire diciamo, a smuovere l'Europa e a farla venire fuori di là. Su una, una cosa, non so se l'avete letta, diciamo, è una cosa che mi veniva in mente diciamo, per pura combinazione: una decina di giorni fa ad Harvard, ehm, come si chiama? Draghi ha fatto una conferenza, ehm, Draghi ha fatto una conferenza ad Harvard e è ha è detto una serie di cose sulla sovranità e sul fatto che eh, l'Unione Europea deve, uh, deve imparare da Madison perché per Madison Diciamo, la sovranità era una cosa che rendeva più perfetta lo Stato e lui vuole rendere l'Unione più perfetta. No, è, è stranissima questa cosa, perché è esattamente come, dire, come se Draghi fosse venuto oggi pomeriggio a discutere con noi. Il 22 novembre, non mi ricordo male, il 22 novembre ad Harvard ha fatto questo comizio dicendo tra l'altro che si sentiva molto diciamo, a suo agio perché l'America è una nazione giovane, ma la Banca Centrale Europea è ancora più giovane e quindi lui racconta la storia di un adolescente prego tu dopo lo facciamo si sì, auci, dunque io tra le tante cose si potrebbero dire vorrei dire uh, qualche osservazione in particolare sull'Italia in questa situazione prendendo le mosse da quello che diceva il professor Lupoli prima Lipoli e, uh, allora no, scusi beh. Eh, questo anche prima. Eh, quando il professore diceva che eh, la crisi del potere degli stati, potere degli stati eh, deriva anche dall'accentuarsi della crisi economica, eccetera. Oppure io mi chiedevo se non era viceversa. Cioè, la crisi economica così grave. Che abbiamo negli ultimi cinque anni in Europa, ma non solo in Europa, perché ha colpito molto gli Stati Uniti e cioè non deriva in realtà proprio dalla crisi delle istituzioni. La crisi delle istituzioni, e quindi, se vogliamo, della democrazia in un senso un po' lato. Tant'è vero che molti sostengono proprio che in realtà il rapporto democrazia che non è solo rappresentanza. Ma è anche, poi si verifica in concreto, si manifesta nelle istituzioni, nel funzionamento delle istituzioni. Ed è stato proprio l'indebolimento del funzionamento delle istituzioni, per tanti fenomeni anche di cui si parlava prima, diceva il professor Urbani, che ha provocato uh, una non governo dei fenomeni de, sociali ed economici. Ho trovato nel, nel discorso di questi, nei giorni scorsi un passo di Adam Smith che, ci, più o meno, co che dice così, no? i paesi arrivano allo stato stazionario, cioè a una situazione di non sviluppo e poi anche se vogliamo alla crisi, alla decrescita, quando le loro leggi e istituzioni degenerano al punto che l'elite a caccia di rendite domina i processi economici e politici. Ora adesso questo qui Adam Smith è una frase scritta nel 1700 e rotti, diciamo, mi sembra che nella sua generalità si possa ben calare nella situazione in particolare italiana, di cui poi c'è la questione europea che è un po' diversa, solo quella italiana, dove volevo sottolineare proprio il discorso che noi in Italia, indipendentemente da quello che poi può succedere in Europa, ma anche forse per avere un po' una voce, per determinare quello che può succedere in Europa, per partecipare se non altro a una discussione, abbiamo assoluto bisogno di mettere in cima alla nostra agenda la riforma delle istituzioni. Cioè, non è che è una delle ultime cose, eh, noi lì da quello dobbiamo partire perché se non riusciamo a riformare se vogliamo gradualmente, se vogliamo cercare di cambiare il meccanismo di funzionamento delle istituzioni, dal Parlamento al Governo alle regioni, alle province, eccetera, noi non riusciremo a nemmeno a ristabilire un minimo di fiducia dei cittadini nei confronti delle nostre istituzioni, figurarsi di quelle europee. E il problema è che noi siamo particolarmente eh, così in una situazione di perdita di fiducia e di credibilità delle nostre istituzioni che ci consente di non fare nulla e quindi mette in discussione anche la democrazia, qualsiasi sia, perché la democrazia diretta non ci credo, la democrazia deve essere in qualche modo, eh, no? sarà mediata, ci saranno comunque è un rapporto tra le persone che votano e le elite, deve esserci un rapporto di fiducia. Noi questo l'abbiamo completamente perso. Io penso poi che se riusciamo a modificare un po' le aspettative, almeno noi, in qualche modo, possiamo metterci, uh, non dico al riparo di quello che succede nel mondo, perché comunque siamo inseriti nel mondo, però possiamo avere un ruolo da giocare e un qualche cosa da dire anche all'estero. In questo senso. Uh, trovo in questo momento che, siccome la priorità è quella della riforma delle istituzioni, dire oggi che noi abbiamo l'opzione di uscire dall'euro è politicamente controproducente, perché noi quella lì sarà l'ultima cosa che potremo fare. Noi oggi possiamo ancora giocare la carta con relativa facilità di uh, cambiare le istituzioni se la gente e soprattutto le élite si convincono che quella è la prima necessità. Dopo, eh, dopo l'euro, non è una questione dell'euro, Ma no, però l'euro è, è diciamo, uscire dall'euro, dire così che oggi abbiamo questa porta di uscita, visto che, come diceva anche Craveri, abbiamo il Movimento 5 Stelle, adesso anche Berlusconi, abbiamo più di metà ormai del... Insomma, forza Italia, quello che, come, si chiama, come si chiamerà eh, il partito di Berlusconi o ex di Berlusconi, eh, è chiaro che questi sono anti-europei, abbiamo quindi una grande massa di eh, politici che cercheranno i voti in questo senso e secondo me bisogna starci attenti. Grazie. Stefano Cingolani, io penso che la crisi della sovranità sia eh, conseguenza diretta della globalizzazione. E, mh, crisi de sia quella nazionale, sia, que sia su scala europea, la potenziale sovranità europea, sia più in generale. Quella nazionale è evidente perché non, non si può più dividere il valore aggiunto su base nazionale. Insomma, e, e lo stesso Stato sociale è, è stato fondato su questa, su questa divisione. Questo rimette in crisi anche il modello sociale europeo, che è fondato su esattamente su questi principi, anche lo mette in discussione anche se fosse uno Stato sociale europeo diciamo, veramente allargato, cioè non sarebbe possibile dividere il valore aggiunto nemmeno dentro l'Unione Europea, perché la concorrenza che si fa, che fanno i salari degli altri paesi in via di sviluppo, eccetera, eccetera, non la faccio lunga. Uh, eh, sappiamo perché nello stesso tempo la stessa idea di euro così come è stata costruita concepita prima della globalizzazione mai cambiata è, è, è entrata uh, in, in crisi proprio per questo cioè, non si può pensare a un una euro che non si pone in relazione al dollaro o al uh, allo yen, allo yuan, cioè alle altre monete. Come si può concepire una banca centrale europea diversa e che difende la sua diversità? Tanto è vero che, è così, che, non è più, che non è possibile perché negli ultimi anni ha dovuto a mano a mano, a mano a mano allargare le maglie, cioè fa, sta facendo uno, soprattutto Draghi che è più flessibile, sta facendo uno slalom pazzesco. E così via. Credo che la Germania, da questo punto di vista, si illude di poter difendere il proprio, sia il proprio modello, che è un modello del secolo scorso, che non regge. È inutile che guardiamo al modello tedesco, è un modello, diciamo, in qualche modo neoprotezionistico, tanto è vero che ha usato centomila modi per proteggersi e per proteggerlo. Eh, e quindi eh, si illude anche di, di difendere la propria sovranità. Ora l'alta la, la, corte dirà tante cose, però poi ogni volta che arriva la crisi eh, la, la Germania dovrà fare i conti con, una, con un, un insieme che non è né nazionale né europeo, ma è veramente eh, mondializzato. Infine, l'ultima cosa su come la globalizzazione secondo me ha messo in crisi diciamo, la democrazia e il concetto di sovranità più in generale. Qui le cose sono secondo me diverse tra in Occidente e nei paesi in, in via di sviluppo per quanto siano diversi essi stessi perché in Occidente eh, non solo la crisi degli ultimi anni, ma la globalizzazione ha chiaramente differenziato eh, i ceti sociali, insomma, quello che si chiama anche la crisi dei, 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 della classe media. E la democrazia, così come l'abbiamo costruita, è stata la democrazia della classe media. La classe media è stato il collante della democrazia eh, del dopoguerra, non, non c'è dubbio su questo. Nel momento in cui il collante si squaglia. La, la società liquida, grande intuizione, grande bellissima battuta, ma è basata fondamentalmente su quello perché si è squagliata la classe media, <ride> appunto. No. E non, non ci sono altre, altre questioni, insomma, e si è squagliata per tutta una serie, è una serie di motivi. In, nei paesi in via di sviluppo, al contrario, sta crescendo la classe media. Eh, in Brasile come in Cina, quindi due modelli completamente diversi. Questa crescita della classe media. In questi paesi problemi completamente diversi a quelli, da quelli che, che abbiamo noi ora. Eh, I cinesi dicono adesso no, l'ultima cosa di, di, di Xi Jinping, dice facciamo le liberalizzazioni le, 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 il mercato, perché il mercato è lo strumento per creare il vero socialismo. Eh, insomma, ci arrampichiamo sugli specchi, però, qual è il problema? Il problema è che la, la Cina ha eh, questioni sociali enormi perché l'invecchiamento della popolazione, cioè. La, la forza lavoro a basso prezzo non c'è più in Cina, tendenza di qui a dieci anni e questo riapre tutta la questione e c'è una classe media che invece non solo vuole consumare ma è affamata di potere insomma, vuole contare e questa è la grande questione che si apre in Cina identica e parallela diciamo in altri paesi insomma, il Brasile è competente ma il Brasile è lo stesso fenomeno poi il Brasile è un paese che non sta in piedi, che, che è un gran casino politico, ideologico, istituzionale, è sempre America Latina passatemi la cosa, quindi insomma il Brasile è un problema in meno, se vogliamo, ma l'Asia no, la Cina e l'Asia e l'Asia no. Insomma. vorrei fare due rapide considerazioni la prima in linea con quanto diceva il dottor Cingolani è chiaro che come dice il professor Locicero ognuno ha la sua definizione ma io mi attengo all'idea non procedurale ma sostanziale che la democrazia si regge su un ceto medio abbondante come sostengono Mill e Inaudi e via dicendo e qui c'è un fatto che non è collegato alla grande recessione ma è strutturale come diceva il dottor Cingolani l'organizzazione internazionale del lavoro che ogni tanto batte un colpo ha pubblicato uno studio nel quale dice che fatto 100 il reddito da lavoro nel 1970, questo è oggi, nella media dei paesi avanzati occidentali, 80-85. Ora, su questo ci sono due letture: alcuni dicono che dipende dalla globalizzazione, dalla rincorsa verso i bassi salari, uh, dal cambiamento tecnologico. Altri dicono che invece è il frutto di deliberate politiche che hanno rotto il patto del dopoguerra, quello che si fondava sulla moderazione salariale in cambio di investimenti che spingevano l'occupazione. In realtà la lettura non è facile perché eh, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, cioè i paesi che più hanno deregolamentato privatizzazioni e liberalizzazioni, questo rapporto si è ridotto di meno. Cioè l'80-85, si ritrova in Giappone e in Italia che hanno fatto meno iniezione diciamo, di queste cose. In realtà l'intero problema, secondo me, era già risolto dal cosiddetto trilemma di Tobin, dove si diceva che se tu hai cambi fissi e liberalizzazione dei movimenti dei capitali, non puoi avere più sovranità economica. Che poi Roderick ha ripreso da, 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 da Tobin, diciamo. Mandel, ma il primo è stato James Tobin. La seconda, la seconda considerazione è che uh, un articolo che consiglio a tutti e che è uscito un mese fa sul Financial Times, ma è già considerato un punto di riferimento su questo argomento, l'ha scritto Mark Mazower, Mazower con la doppia V, che si intitola Il futuro della democrazia. Ed è un articolo lungo nel quale lui recensisce tre libri su questo tema. Un sociologo, un giurista e un economista. L'articolo è interessante per gli italiani anche perché lui cita Giovanni Gentile, che dice una cosa molto simile a quella che dicono i cinesi oggi, e cita due o tre volte Mussolini. Perché lui dice in che cosa si sostanzia la supremazia della democrazia? È forse l'autocorrezione? E lui dice no, perché Mussolini aveva una grande capacità di adattamento. Era partito come il difensore del pareggio di bilancio e finisce invece per essere tutt'altro, diciamo il sostenitore della spesa in deficit in qualche modo. E lui conclude in qualche modo dicendo che no, la, la supremazia della democrazia sta nel fatto che ha saputo darsi delle istituzioni per contenere gli squilibri che si creano all'interno di una società e quindi che sostengono il ceto medio. Ve lo consiglio perché è una, un articolo molto intelligente. Grazie. Grazie. Accendi di topo, ah, Eccolo. Grazie Antonio Rinaldi. Io ho notato che in tutti i discorsi si fa confusione fra Europa e Euro. Un conto l'Europa e un conto l'Euro. Attenzione, la prova è che attualmente ci sono 28 Stati e 17 con l'Euro che vivono eh, più o meno in una certa maniera. Allora dico attenzione. Perché se noi identifichiamo troppo l'euro nell'Europa, condanniamo l'Europa. Perché oggi purtroppo l'elemento eh, di coesione, di massima coesione che doveva rappresentare l'euro, purtroppo oggi rappresenta l'elemento di divisione. Allora, molto probabilmente, se non ci fosse stato l'euro, ovvero costruito in questa maniera, noi molto probabilmente oggi staremmo a parlare d'altro. Noi purtroppo identifichiamo l'euro con l'europa e quando si dice ah, "tu sei anti-europeista perché dici che l'euro è brutto e cattivo, è il più grande sbaglio che ci possa essere, perché un conto, ripeto, è, è la costruzione europea, siamo tutti europeisti più che convinti, anzi, il paradosso è un altro che proprio coloro i quali adesso eh, difendono a spada tratta eh, l'euro saranno proprio i primi anti-europeisti e faranno cadere la costruzione europea. Quindi stiamo molto attenti a identificare le due cose perché purtroppo c'è molta confusione fa comodo a qualcuno far passare questo messaggio sicuramente bisogna rivedere su cui ne siamo tutti quanti più che certi ma io credo che il disegno d'Europa il vero disegno d'Europa che tutti abbiamo nei nostri cuori la, la pace, il progresso può essere perseguito in altro modo purtroppo l'euro è stata una scelta politica solo ed esclusivamente politica è stata una scelta affrettata sicuramente per i motivi che voi avete descritto in maniera magnifica e però si è affidato a dei tecnicismi la sua sopravvivenza mentre invece bisognava lasciare quello spazio politico per poterlo far sopravvivere e noi adesso ne stiamo pagando le conseguenze grazie, grazie. Allora... Voglio... No, allora non hai riparlato io direi Vogliamo direi vogliamo sentire lui, il professor Lupolis poi Urbani e poi di una cosa lì, per no. eh. <coughs> Io ci tengo a precisare eh, una cosa perché le, quello che ho detto non sia eh, frainteso. Io negli anni 90 ho fatto qualche studio sull'Europa, ho scritto un libro sulla cittadinanza europea, ho scritto delle cose sui partiti politici europei, eh, così ero preso dall'entusiasmo post Maastricht eh, della, eh, di, della costruzione di un'Europa politica. Eh, sono invecchiato e eh, ho pensato che forse a parte alcuni aspetti di carattere giuridico insomma, che, che avevo approfondito, però c'era un angolo di visuale un po' troppo uh, ingenuo, ottimistico rispetto all'unione politica. Eh, 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 oggi guardate che eh, ritornano delle proposte in Europa esattamente avanzate alla fine degli anni 90 si parlava mi scusi lei di elezione diretta del presidente della, com della commissione della, presidente della commissione non è ancora e non è se voi andate, io ho rivisto dei miei articoli per venire eh, qui oggi, ho riletto alcune cose, c'erano, questa proposta risale alla metà, eh, dopo Maastricht, alla metà degli anni 90, siamo ancora lì, ah, alla metà degli anni 90 risale un'altra proposta che è quella delle liste transnazionali che è ancora eh, che è in campo oggi, che si vorrebbe fare oggi per eh, fare leggere dei deputati europei. Uh, che siano eletti dai, da tutti i popoli europei non divisi Cioè uh, l'Europa politica è ferma. Io poi mi sono un po' disamorato di tutti questi temi e sono tornato a riflettere di recente e, 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 e sinceramente provo un po' uh, di fastidio uh, a continuare a sentire dobbiamo fare l'unione politica, dobbiamo fare lo Stato federale, dobbiamo, insomma, e, e, e poi come si fa? Allora, quando io ho parlato della guerra, non è che voglio la guerra in Europa, eh? <ride> cioè, non è che voglio la guerra in Europa. Faccio una considerazione: faccio una considerazione, non è il mio mestiere quello di storico, però uh, studiando un po' anche le costituzioni, vedo che. Gli stati federali, gli stati, le unità nazionali nascono, eh, su, eh, insomma, si cementano diciamo così, sulla base di, eh, di, di conflitti. Questo ci dice la storia. Poi se riusciremo a fare l'unità un politica dell'Europa eh, pacificamente, tanto meglio. Io in questo momento ho una certa dose di, eh, di scetticismo e sentire ripetere questi discorsi così continuamente ha quasi un, sen un, sen sen un, sen un senso di, di, di noio. <ride> no, io so eh? Ne approfitto solo per dire che mi associo totalmente alla preghiera caldissima di non confondere l'Unione Europea con l'euro. Anche perché le condizioni di salute dell'Unione Europea sono abbastanza buone le condizioni di salute dell'euro sono molto problematiche quindi mi raccomando se teniamo separate le due cose per quel tanto di europeismo che abbiamo a cui do, dobbiamo tenerci dobbiamo tenercelo buono e caro ecco. però detto questo teniamo anche sappiamo che non dobbiamo ristrarci per nessuna ragione perché perché eh, quello che abbiamo sommariamente ricordato all'inizio, eh, che abbiamo chiamato globalizzazione, ma ha molti aspetti, ha molte origini, ha molte fonti e così via, viviamo in un mondo in trasformazione così accelerata. Quando ricordavamo prima che certe cose sono state fatte troppo in fretta, non c'è stata volontà umana, eh? Quando la tecnologia consente alla finanza di essere globale, basta, quello è finito, piove. È piovuto e quindi finisce lì, dobbiamo tenere conto di quello. Non potevamo disciplinarlo, voglio dire. Ci sono altre, le comunicazioni. Poi si addirittura, le traduzioni... Simultanee in qualche forma si accelereranno nel giro, come sto detto, di dieci anni. Ma ve li immaginate? Le comunicazioni conosceranno un'altra rivoluzione fantastica e tutto questo in dieci anni. Rispetto ai quanti anni della storia dell'uomo precedente, una, una roba impressionante, voglio dire. No? Ecco. Allora, tutto questo richiede nervi saldi, coltivazione di alcuni valori tipo l'Unione Europea. In maniera tale da questa pianticella da non farla appassire, perché mentre l'euro, spero di no, ma possiamo buttarlo a mare, eh, l'europeo non possiamo buttarlo a mare, eh, non si scherza con le esigenze e gli ideali vitali, quindi quelli lì per favore no, teniamole eh, separate e coltiviamo tutte e due, con molto, molto pragmatismo e ragionevolezza, perché viviamo in un mondo. Che ci cambia sotto gli occhi quotidianamente. Però l'euro può uccidere l'Europa. Io ringrazio la, il dibattito, è stato molto interessante, credo, direi di grandissimo interesse. E io non ho, faccio solo tre osservazioni su tre punti diversi di questa discussione. La prima nasce da una cosa che diceva Farese quando ha detto la quota del lavoro dipendente è diminuita molto nel corso degli ultimi anni per effetto della globalizzazione e qualche altro ha detto ma, lo diceva Cingolani ma qui per fare la socialdemocrazia ci vogliono i confini cioè e la socialdemocrazia si faceva come diceva Olaf Palme bisogna tosare i capitalisti non, non mangiarseli se però oggi ci provi, i capitalisti vanno, portano i soldi all'estero e quindi non li trovi più, le pecore non le trovi più da tosare perché ci C'è un altro aspetto che mi ha sempre fatto riflettere molto. Io mi sono molto domandato nel corso di questi anni se la socialdemocrazia europea, diciamo, lo Stato sociale europeo, fosse fondato sulla redistribuzione o fosse fondato sullo sfruttamento del terzo mondo. Il mio sospetto è stato, il mio sospetto da, da molti decenni, è che, è che il miglioramento della condizione delle classi operaie nell'Occidente abbia riflettuto non solo la, loro, la democrazia, quindi la possibilità di votare, il sindacato, quindi la possibilità di, ma anche la povertà del terzo mondo. La caduta storica che è cominciata a metà dell'Ottocento e finita nel 1960 dei prezzi delle materie prime che hanno trasferito potere d'acquisto dai paesi poveri all'Occidente. Il miglioramento delle classi operarie dell'Occidente è stato in larga parte, io penso, il frutto della povertà del Terzo Mondo. E quindi la fine della povertà del Terzo Mondo significa che qualcuno deve restituire per così dire quello che è stato preso questo è il mio sospetto ma, ma non, non, ho, non ho elementi però è diciamo, una cosa alla quale secondo me bisognerebbe riflettere secondo però anche la classe media non solo la classe per forza perché anche la classe media ma anche la classe anche ma la classe operaia è stata classe media diciamo Dai, paesi. Purtroppo è morto e non in inglese. E Allora è una conferma di questo. Eh, questo è il primo. Secondo tema, quello che ha toccato Urbani e poi hanno toccato Speroni ed altri. Eh, questo che diciamo così: se le tecnologie moderne implicano la fine della democrazia rappresentativa. A me ha molto colpito quella polemica che ha fatto Grillo sul voto, sul, sul principio che ha scandalizzato tutti, che i, i suoi parlamentari non hanno il vincolo del mandato. E tutti hanno detto, ma come? La democrazia è fondata sul fatto che eh, non c'è il vincolo del mandato. Il cambiamento tecnologico... La democrazia rappresentativa, se, ho sempre pensato, è il frutto dello stato della tecnologia, cioè uno mandava i propri rappresentanti, cioè noi quando leggiamo la nostra storia, cosa leggiamo? Il discorso di Dronero, no, di Giolitti, il discorso di Sarno, di Amendola, il discorso di Stradella, di De di, 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 di Pretis, ma quando Giolitti arriva a Droneiro oggi, i suoi elettori sanno già tutto quello che lui gli deve raccontare, perché e, e hanno già ricevuto tutte le informazioni e hanno già reagito a quelle informazioni. Quindi quando Giolitti va a Droneiro oggi, può andarci solo per sentire che cosa gli dicono i suoi elettori, non per orientare i suoi elettori. Quindi la crisi della democrazia rappresentativa è il frutto della tecnologia. E questo secondo me ce ne accorgeremo che a un certo punto, no, questo però non è che porterà una forma di democrazia più forte, perché è molto difficile organizzare la democrazia ateniese con, con il web eccetera. porterà il, il, potere del, il potere delle, delle lobby autoinvestite. Cioè, che è la problema della Cina cioè, loro possono raccontare quello che vogliono ma quello è un regime democratico come era il fascismo cioè, lo scambio è il consenso con la democrazia anche Mussolini aveva il consenso fino a che gli sono andate bene le cose e anche la Cina avrà il consenso finché gli vanno bene le cose gli andranno bene sempre è una forma di democrazia non ci credo qual è la risposta a questo problema? è molto difficile dirlo cioè, come si organizza la libertà in un sistema nel quale la democrazia rappresentativa diventa inutile questo è un problema secondo me al quale ecco, non so se è inutile ma provvisoria sì. diventa, diventa superata, superata dal sistema delle comunicazioni superata dai sondaggi eccetera quindi questo terzo tema completamente diverso è, è, è l'Europa l'Europa politica, politica e l'euro di cui abbiamo parlato ha detto qualcuno Pare eh, il professor Russo ha detto il funzionalismo, cioè l'idea eh, monetiana su cui è stata costruita l'Europa, che si faceva fare un passo alla volta ai cittadini europei, li si faceva apprezzare loro i vantaggi di non farsi la guerra e di collaborare e alla fine. Come scrisse una volta Pietro Croce, gli europei si sarebbero risvegliati un giorno essendo cittadini europei, così come un giorno i napoletani e i piemontesi si erano scoperti italiani, senza però dimenticare la loro patria, da loro amata. Questo non succede più. Perché? Questo è un punto su cui vorrei un giorno discutere. L'euro non è una mossa nell'ambito del funzionalismo di Monet. Cioè le, il funzionismo di Monet era basato su passi incrementali. L'euro è un'altra cosa, l'euro è una scommessa che dice poiché noi facciamo qualche cosa che taglia i ponti alle spalle, questo è ciò che determinerà e obbligherà i popoli europei a sposarsi. Quella scommessa è la ragione della crisi dell'euro, cioè la crisi dell'euro nasce dal fatto... Che i cittadini europei, non, mentre hanno potuto valutare i vantaggi del mercato comune, del, del, del Schengen e così via, i vantaggi dell'Euro non li hanno constatati perché non ci sono. E perché se c'erano, se ci fossero stati, avevano bisogno di quello Stato federale che sappiamo che oggi non è più nelle possibilità, per così dire, se lo è mai stato. Quindi lì c'è il problema della crisi europea. La crisi europea è nata da un'accelerazione imprudente del cammino verso l'Unità Europea. Questo è il problema. Ed è un momento in cui le fondamenta dell'Unione politica, che era la, la paura dell'Unione Sovietica, parliamoci chiaro. Stavo leggendo le memorie di un ambasciatore italiano eh, nel 54 eh, a Tarchiani. Tutti i giorni gli americani dicevano all'Italia, che ritardava, dovete votare per la CED la comunità europea di difesa se no vi togliamo gli aiuti cioè erano gli americani che volevano forzare l'Italia, la Francia, la Germania a fare l'unità politica dell'Europa per fare l'unità militare e per avere un baluardo per non dover combattere loro contro i sovietici ma dall'89 questo problema non esiste più, agli americani se noi vogliamo restare divisi non gliene frega assolutamente niente i russi non sono un problema perché nessuno ne ha più paura di noi, della, di un'invasione russa, quindi le basi di quell'unità politica europea sono venute meno nel momento in cui abbiamo fatto il passo più politicamente impegnativo per fare l'Europa che è la moneta unica, perché è la moneta unica, e allora ci siamo rifugiati, come diceva Tria, non potendo fare la, bossarla sull'unione politica, l'abbiamo basata sulle regole, ma tu non gestisci 500 milioni di abitanti con le regole, perché con le regole non gestisci, qui hai bisogno della politica. Queste sono le, le tre cose che sono una separata dall'altra, ma che questo dibattito mi ha suggerito. Mi fermerei qui ringraziando tutti, eh, prima Giuliano Urbani e Lipolis, che è la prima... Volta che vengono a parlare in fondazione, ma non l'ultima, noi speriamo. La seconda, per chiedere, se gli amici hanno voglia, noi non potremmo fare un, un, un cenacolo l'ultimo giovedì di, dopo Natale, che sarebbe il 28, sarebbe crudeltà per chi invece non c'è. Volevo chiedere se vogliamo, potremmo fare una riunione per prendere un bicchiere, un, un bicchiere, un pezzo di panettone insieme il giorno 17 martedì. Prima di martedì 17, se qualcuno. Beh, martedì, martedì, non è venerdì 17, è martedì 17. Se c'è una, una disponibilità, facciamo una riunione e discutiamo informalmente qualche cosa, ci verrà in mente. C'è un voto favorevole o un voto contrario? Eh? No. Se, se, se mi dite se avete voglia lo facciamo. Sì. Vabbè, allora il 17 alle ore 18 per un, essenzialmente per una, un bicchiere di, di, panettone. Di, di panettone. Grazie e buona sera